Pietro, che bene. vuoi fare? Vuoi far Ma io vedere? farei vedere un po' quelli che sono i tuoi filmati, Fabri. Io e Fabrizio ci siamo conosciuti, posso raccontare l'inizio della nostra amicizia? Ci siamo conosciuti perché Fabrizio venne a delle mie conferenze e dopo un po' di tempo mi chiama, spaventato, dice: Pier, dice, mi sta succedendo una cosa stranissima. Dice, quando esco di casa incomincio a vedere queste sfere che vanno e vengono, io e mia moglie siamo terrorizzati perché abbiamo paura che mi portino via. Ho detto, no, ferma un attimo, no, non devi aver paura Fabrizio, se questi esseri ti stanno cercando, Che non sa gli dico, tanto. guarda Fabrizio, stai tranquillo, ma io ti posso garantire che questi esseri non sono negativi, non sono negativi e se si fanno vedere da te, evidentemente vogliono da te qualche cosa, cioè si aspettano da te qualche cosa. E secondo me, conoscendo come si comportano questi personaggi, se ti si fanno vedere, procurati una telecamera, incomincia a filmarli perché loro hanno necessità di acculturare la massa umana, la loro presenza, perché i governi e i poteri del mondo nascondono questa verità da ormai oltre 70 anni. Abbiamo prove certe documentali anche militari che perlomeno gli americani conoscono la presenza extraterrestre benissimo sin dal 1942. Poi sappiamo anche da dati certi che il primo crash, quindi il primo disco volante, è stato recuperato in Lombardia nel 1933 durante il ventennio fascista, nave che poi fu data a Hitler quando Mussolini fece il patto d'acciaio con Hitler. Quindi questa presenza è occultata e questi esseri hanno bisogno di testimoni che si rendano disponibili a realizzare o dell'informazione, come nel mio caso, o del materiale filmato e fotografico che possa dimostrare alle persone che qualcosa di anomalo, di non umanamente spiegabile secondo la nostra scienza e tecnologia, si muove in cielo. E Fabrizio, per quello che mi raccontava di quello che gli capitava, ritenevo che fosse una di queste persone scelta per questo compito e così è stato, no Fabri? Eh sì, Rialzati. scusate, ma sono sotto antibiotici. Allora, no, Così. Eccolo abbiamo, ce l'hai un laser? qui. Ok, perfetto. Facciamo vedere il filmato, Quindi, quello. siccome Fabrizio è qui con noi, non l'hanno portato via. Scusa le Quindi si è tranquillizzato lui, si è tranquillizzata la moglie, si è tranquillizzato il bambino, sono tutti e tre sani, a parte il raffreddore che c'aveva, l'influenza. Ecco, sì. e quindi da quel momento Fabrizio ha iniziato a filmare questi oggetti. È stato invitato in vari programmi televisivi, Sì, è vero. ci siamo trovati assieme anche in Rai, io, lui e Marina Tonini, che è una carissima amica, non so se ci stia ascoltando, la saluto e l'abbraccio. E da allora Fabrizio ha ripetutamente visto e filmato questi oggetti sia da solo, sia con i familiari e sia con N amici che lo accompagnavano in questi Skywatch.